Se oggi si rimane a scuola in un momento, chiamiamolo di intimità, per questa rappresentazione, il pianto della Madonna. Sì, io l'ho definita questa la giornata del teatro preghiera. Tra l'altro mi preme anche sottolineare che abbiamo scelto non a caso questa data, perché il 27 marzo, oggi, è la giornata mondiale del teatro. E quindi abbiamo cercato di mettere insieme questa importante ricorrenza con il momento anche liturgico che ci apprestiamo a vivere, che è quello della Pasqua. Ma questo naturalmente all'interno di una cornice culturale ben precisa, che è finalizzata al recupero delle tradizioni, anche delle nostre tradizioni culturali, sia locali che della letteratura italiana. Infatti oggi, con la messa in scena del Pianto della Madonna di Jacopone da Todi, andiamo anche ad esaltare un momento letterario particolare, che è quello medievale. Adesso si è abbinato anche la proclamazione, la recitazione, la declamazione dello Stabat Mater. Questo grazie all'impegno all'interno di un laboratorio teatrale, di alcuni docenti come il professore Scrimali, la professoressa Carafa, la professoressa Falzone, che credono tanto nel valore, nel potere del teatro. Il teatro è vita, anzi è un'occasione per dare senso anche alla vita, per capire e orientare la propria vita. E penso che i nostri ragazzi riescano ad essere brillantemente guidati anche da questi che sono degli amatori, diciamo, del teatro, come appunto i professori che ho appena citato. Quindi riusciamo a mettere insieme quella che è la cultura classica tradizionale, che è alla base dei nostri licei, ad esempio come non pensare alla declamazione in latino di questa laude, ma al tempo stesso anche una capacità espressiva viva, che è quella che i nostri ragazzi cercano sempre di avere per esprimere proprio interiormente la loro interiorità, quindi per essere alla ricerca anche di una dimensione personale che possa permettere loro di dare senso a quello che fanno.